E siamo arrivati ad avere con noi la nostra prima ospite della puntata di oggi di Mi Ritorno in Mente qui dal Salone Internazionale del Libro di Torino e l'annunciamo, facciamo che l'annunciamo. Sì, l'annunciamo perché... subito, poi tra l'altro ci sono argomenti veramente molto interessanti, sì, guarda molto che interessanti. Mi piacciono tanto Marta, sono quella, è proprio il mio tema. Lo so, sì. Quando hai scoperto di questo libro ti sei entusiasmato tantissimo, peccato che tu sei ormai fuori dai 12-18 anni. Ma chi lo dice? Però Ma perché lo devi dire? Vabbè. Facciamocelo raccontare invece dall'autrice dei Disobbedienti, edizione Piuma, uscito recentissimamente, cioè 2 giorni fa, il 17 maggio, abbiamo con noi Erika Casali. Ciao Erika. Ciao a tutti. Ciao, allora, ci hai veramente attratto, no, con questo libro, un libro particolare perché è un genere distopico, fantascientifico, per una fascia d'età che va dai 12 ai 18 anni. Circa. Ai 99 anni. Ai 99 ecco, anni. Hai visto che posso leggerlo benissimo anch'io? Tutti. E quindi se ci puoi raccontare brevemente, senza spoilerare troppo ovviamente, di che cosa... Allora, si tratta di una storia suddivisa in 2 linee temporali, su 2 voci femminili. Una è Camelia, che si muove a pochi anni da noi, quindi fra una decina d'anni, una ventina d'anni, e l'altra è Alba, invece, che vive più o meno fra una settantina d'anni. Entrambe le ragazze hanno 16 anni. La prima, Camelia, è un'attivista ecologica che all'improvviso, dopo aver fatto molta confusione, aver fatto diverse richieste al governo, come succede poi oggi con i Fridays for Future, per esempio, riceve dal governo esattamente quello che chiede lei e il suo gruppo, cioè uno spazio dove realizzare un governo portato avanti solamente dai ragazzi, quindi senza adulti, e come protagonista il pianeta. Il pianeta è... al centro di ogni diritto e di ogni movimento di questo gruppo. Quindi questo gruppo si sposta sulla penisola che è stata donata dal governo e cominciano a lavorare per creare un nuovo sistema, okay, contro il sistema contro cui si sono battuti loro. Quindi la disobbedienza viene da questo, no? Viene da una rottura con il sistema esistente, sistema intendo politico e sociale, che viene rotto o comunque interrotto per crearne uno nuovo, senza che questo però sia un pensiero consapevole di questi giovani, perché loro vogliono rompere, vogliono disobbedire, non vogliono creare un sistema, non lo sanno almeno. Quanti sono i disobbedienti? Cioè, quanti sono? Quanti sono? No, sono curioso perché hai parlato di due ragazze. Due protagoniste, però sono due immagino protagoniste. Sia... Il primo gruppo è bello nutrito perché si viene nutrito anche da diverse persone che arrivano da tutte le parti del mondo, perché questo è un movimento globale. E quindi questa penisola viene popolata da tante persone che vanno, sì, anche per seguire dei corsi di sopravvivenza e di creazione e organizzazione di questa nuova società, perché è un modello, questo è il primo modello, e da qui loro imparano a organizzarsi e a portarlo in altre parti del mondo, quindi noi non sappiamo come si sta evolvendo. Cioè, è una storia interessante, però vedi che può andare bene sia per i più piccoli che per i più grandi anche. No, ma guarda che tu scherzi, ma è la verità. Cioè, io ho avuto diversi adulti che l'hanno letto, anche perché l'adultità, come viene chiamata nel romanzo, è un argomento molto... è un argomento principale. Perché siamo adulti? Chi sono gli adulti? E questi adulti che peso hanno all'interno di un governo? E se non ci fossero gli adulti al governo, che cosa succederebbe? Certo. È una domanda per me molto interessante. Sì, sì, sì. Ci hai detto anche fuori onda che hai portato avanti attraverso il libro dei laboratori nelle scuole, dove avete proprio chiesto ai ragazzi che forma di governo vorrebbero, no? E quindi hai detto sono venute fuori anche delle cose molto interessanti, cioè come si immaginerebbero loro un governo, quindi... senza porsi troppi limiti, no? E quindi è un libro che anche dà degli spunti da questo punto di vista. Dà degli spunti, ci sono ovviamente delle cose realizzabili, altre irrealizzabili, per esempio c'è chi vuole il Quidditch. Sì, ah, bello, anche a me piacerebbe, ad esempio io certo. Proverei. Sì. E c'è chi pensa invece che il baratto sia essenziale. Ah, sì. Dipende, cioè, però per tutti pare essere importante la tematica ecologica, il pianeta deve essere al centro, e quindi la parte importante secondo me è questo, lo spostamento dall'uomo alla natura, all'ambiente.
Sì. Siccome la storia è molto originale, almeno io leggo di fantascienza, mi piacciono i romanzi distopici, allora volevo chiederti, ma come ti è nata questa idea? Cioè, nel senso, cioè, è abbastanza strutturata, complessa anche, no? E da cosa sei partita? Cioè, il primo spunto che hai avuto, se posso chiedertelo. Ormai l'hai chiesto. No, vabbè, ma perché da... No, non puoi chiedere. Ma perché da drammaturgo mi interesso sempre di queste cose, Per me la prima domanda è stata che cosa succederebbe se al governo non ci fossero più gli adulti. Come sarebbe un governo senza adulti? E qual è la cosa principale per i ragazzi oggi? Il futuro, no? Certo. E che futuro? Il futuro si appoggia per forza sul pianeta. Quindi da lì sono passata all'ambiente, perché l'ambiente non può non interessare né adulti né ragazzi. Certo. Questo è. E passiamo un attimino adesso al libro, no? Uscito il 17 maggio, c'è una scatola del disobbediente dove all'interno c'è il libro. Ci sono poche possibilità di avere questo pacchetto, quindi i primi fortunati ce l'hanno, quindi affrettatevi. Già detto così. È una limited edition. Sì. Esatto. Posso farvela vedere? Sì, sì, certo. Facciamo vedere un momento il microfono. Sì, per va favore. Bene. Grazie. Allora, abbiamo la scatola del disobbediente qui con un segnalibro. Il diario del disobbediente. Dove prendere appunti quotidiani per cambiare il mondo. Sì. Abbiamo una spilla per fare parte della squadra, della squadra spilla, giusto, del disobbediente, e abbiamo il romanzo. Il romanzo. Ecco. Bene. Quindi poi ci sono anche, c'è un QR code anche all'interno del romanzo con delle sorprese che non riveliamo troppo, ma ci sono, ecco. E quindi guarda Erika, noi ti ringraziamo per essere grazie stata qui con noi, ricordiamo I Disobbedienti, Edizioni Piuma, andate a trovarlo, il tutto sono nel padiglione qui nel nostro quartiere, abbiamo detto padiglione 2 L67. Grazie a voi. Grazie.